Dici Allora, tu, sì, faccio io, guarda, come spesso accade, anche oggi mi sento chiamare questi due ragazzi che sono Lorenzo e Giorgio dalle valli di Torino, e poi vanno spesso in Valle di Lanzo, e mi sento chiamare perché loro mi seguono sul mio canale. Eh sì, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like, seguite tutti i video di Bruno. Grazie, grande, è stato Bruno. Veramente un piacere enorme, nostro, poi col bianco dietro è sempre uno spettacolo pazzesso. Sì. Grazie ragazzi. A presto, grazie, buone espressioni. Alla prossima allora. Alla prossima. Ciao, ciao. Tutti, buona ciao. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi è sabato 2 novembre 2024. Siamo partiti dal colle di San Carlo sopra Morgé, dietro di me tutta la catena del Monte Bianco, uno spettacolo unico. E la meta di oggi dovrebbe essere stato il lago d'Arpi, ora stiamo salendo al lago di Pietrarossa. Oggi non siamo in tanti, ci siamo pochi ma buoni come sempre. Bentornato Massimiliano. Ciao, ciao Bruno. E con te ovviamente non può che mancare Maya. Ciao, bentornata, ciao. E poi abbiamo una new entry almeno nel gruppo, la consorte che mi sfugge già il nome. Non ti ho detto la palla al piede. Palla al piede, ma non è vero. Vabbè, comunque benvenuta. E benvenuta. Ciao. Thank you.
Eccoci arrivati, lago di pietra rossa, bellissimo, un ambiente straordinario. Ci abbiamo impiegato esattamente dal Colle San Carlo circa 3 ore, via. Abbiamo trovato un po' di ghiaccio sul sentiero. Grandi Max, Laura. Grandi. Grandi, ripresa di lago. E dove Maya? Maya, ripresa di lago. Fantastico. Ma un brindisi. Di un brindisi col Monte Bianco dietro, ma chi è che lo fa? Ma in che resort c'è? Tanta roba. Salute, eh? Salute. Salute. A noi. A voi, a noi. Ah, buonissimo. Brava, brava. Così. Bene, ormai siamo arrivati quasi alla macchina, è stata un'uscita veramente appagante, soprattutto per chi ama i laghetti alpini come sottoscritto, e finalmente siamo riusciti a raggiungere il lago di Pietrarossa, dove c'è un panorama veramente spettacolare, veramente, veramente molto molto bello. Il sentiero classificato di tipo E, sai che in questo periodo ci sono alcuni passaggi in cui bisogna fare attenzione perché è ghiacciato, quindi insomma noi avevamo i ramponcini dietro, ma bisogna fare molto un pochettino di attenzione in quei passaggi lì. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Saluto i miei compagni di viaggio di oggi. Ciao, ciao Max, Laura. Ciao. Maya, alla prossima, ciao.